Io credo che oggi un buon amministratore debba avere da un lato una competenza tecnica, cioè oggi amministrare un comune, sia un grande comune che un piccolo comune, richiede degli strumenti tecnici che consentano nell'indirizzo politico di poter anche poter da un certo punto di vista indirizzare quelle che sono le azioni amministrative della propria amministrazione. E poi è molto importante avere una visione. Oggi amministrare non significa solamente gestire l'ordinario, significa soprattutto guidare le proprie comunità verso una trasformazione in un momento storico molto particolare dove ci sono dei grandissimi cambiamenti e dei veloci cambiamenti. Pensiamo a tutti i temi sull'ambiente, ai temi del digitale, al cambiamento delle forme di lavoro, delle forme sociali, e in questo i sindaci debbono avere la capacità di poter interpretare le sensibilità, i bisogni dei propri amministrati, delle proprie comunità, ma anche di guidarle, cioè di guidarle verso un orizzonte che è un orizzonte di cambiamento e che richiede una visione radicalmente diversa. Quindi un ANCI che non si limita a difendere le prerogative dei comuni ma anche a formare i giovani amministratori. Io credo che l'ANCI debba da un lato ovviamente continuare a difendere quelle che sono i bisogni ovviamente dei comuni, ma dall'altro debba avere una forte posizione, una forte funzione elaborativa, formando chiaramente i propri amministratori ed elaborando anche una visione delle amministrazioni locali e del ruolo delle amministrazioni locali in un paese diverso, in un paese nuovo, ancora di più al sud, dove se vanno avanti i progetti di autonomia i comuni debbono avere quella robustezza e quella capacità di poter affrontare tempi complessi che saranno molto diversi da quelli del passato.